Jack, dove sei? Dove sei, Jack? Che ti vengo a salvare. E dove è morto mi sa prima quell'altro. Ha funzionato perfettamente. Loro la cosa bella non mi sentono. Non lo so, sì, tutti nel buco qua. Prima... No, ragazzi! Ha funzionato perfettamente. E ragazzi, prima persona uccisa. Ragazzi, benvenuti in questo super nascondino con il team. E fermi tutti, oggi ci sta pure il mitico Jack. Che Jack, ti dico solo una cosa: non ti faremo sclerare, sarà una passeggiata. Ti divertirai, ti fidi di me? Non ti fidare, non ti fidare. No, ti dovresti fidare, cioè, ma neanche, ma neanche se, cioè, no. No, ok, no, ho capito, no. Comunque il nascondino, ragazzi, consiste nel nascondervi. Molto semplice, dai, come no, cosa grande. E ragazzi, ci saranno 100 euro in palio per l'ultimo che verrà trovato in questi 4 round molto divertenti. Quindi direi che il tempo inizia adesso. Correte a nascondervi, ragazzi. Let's go. Vado a Dubai. Ok, signori, abbiamo un minuto a partire adesso per nasconderci prima che arrivi Ferro. Io spero che i vostri nascondigli siano validi almeno un decimo del mio, che è bellissimo. Fratello, ti dico solo che io sono tipo sottoterra, e se Ferro mi scopre veramente me ne vado dalla faccia dell'universo. Io ti dico solo che sono un cartone sott'acqua in mezzo delle foglie. Come cacchio fa essere un cartone? Non me lo chiedere. Non lo chiedere. Ragazzi, ci siamo, il troll sta uscendo perfettamente. Ho lasciato Refiz in stanza con loro per farmi da telecamera, nella quale praticamente lui seguirà tutte le loro mosse e mi saprà dire dove sono. E loro non dubiteranno di nulla per il fatto che io non sono nella loro stanza, e quindi d'altra parte è impossibile che io possa sapere dove sono. Ma dopo, ragazzi, mi prenderò una scusa per spostarmi nella mia stanza refe e per farmi dire dove sono i nemici, essendo che praticamente è nella stessa squadra e potrà vedere dove sono. Signori, mancano 5 secondi. Io spero che tutti abbiate trovato un nascondiglio. Tu, Jack, l'hai trovato? Io ho trovato un nascondiglio potentissimo dentro a, non lo so, un condotto d'aria. Un condotto d'aria. Perfetto, signori, direi che è il momento di sopravvivere a Ferro, che è tra l'altro sopra di me in questo momento. Raga, fermi, mi sono appena scordato che devo trovare una scusa per far sì che Refe venga in stanza con me e loro che non dubitano. Fermi tutti, faccio finta che sia successo un casino. Comunque, ragazzi, io non ho idea di come Ferro potrebbe mai riuscire a trovarci. Cioè, letteralmente, io poi ho visto dove si è nascosto ed è introvabile. Cioè, devi tipo caderci dentro su un nascondiglio nel mio, più o meno la stessa roba. Quello di Jack non so dove si trovi, però se ne entra un condotto ad aria. Ragazzi, ragazzi, fermi tutti. Allora, è successo un po' un casino. Refe, ti devo spostare un attimo in stanza con me. Ti devo chiedere una cosa. Ma... ragazzi, fermi un attimo, sistemo una cosa al volo e ci sono. Vieni in stanza veloce su TeamSpeak. A dopo, ragazzi, un attimo. Lo scherzo, sto uscendo perfettamente. Dimmi che li vedi, dimmi dove sono che li vado a prendere. Ho esattamente idea di dove si trova Poa. Se vuoi ci posso portare io. Ok, zio, ma tu li vedi, no? Con le sagome. In realtà no, non li vedo. Però diciamo che sono talmente stupidi che mi hanno detto esattamente dove si trovano. Ma stai scherzando? No, zio, fermo. Ma come tu non li vedi? Ma quindi loro si possono spostare? Fermo, dobbiamo trovare un altro piano. Poa non si sposterà mai, fratello. Cioè, io ti giuro, Poa, io so esattamente dove si trova. Ok, ma diamo un piano anche per dopo, zio. Io voglio sapere ogni singola volta dove sono. Dobbiamo per forza trovare un piano, dato che non puoi vederli. Allora, ascoltami, devi invitarmi nella tua stanza privata con loro. Io mi muterò facendo finta di non sentirli, nonostante vi sentirò. Tu sei malvagio. Zio, dobbiamo tu farlo per forza. Malvagio. Torna di là, di che avevo un problema di rete o qualcosa del genere. Quindi non ti ci porto da Poa? No, per nulla, cazzo. Zio. Dopo capisco io dove è Poa. Cerca di fargli dire dove sono nel mentre che sei in stanza. Ci sono anch'io di mutato. Ragazzi, ho sistemato con Refe. Era un piccolo bug momentaneo del sistema. Allora, da adesso, ragazzi, parte ufficialmente il mega nascondino. Ovviamente, ragazzi, io mi muterò e voi non potrete, cioè io non sentirò voi parlare, e quindi nulla. Divertitevi, ragazzi, vi vengo a cercare. Ciao. Ciao. Quindi io non ho capito come si entra dalla tua tutta palestra, uomo. Fratello, dai, faccio una cosa. Torno. Ecco, sono dove qua, fratello, sei? Non so dove sei. Allora, dai, vieni, ti porto io verso la dritta via. Zio, dove sei? Sei introvabile. Io offro da dormire, io ho un motel illegale. Dopo arrivo, dai, io voglio nascondermi in tutti i vostri posti, signori. Ma Poa non mi dice dove si trova. Io mi posso smutare e rimutare senza che loro se ne accorgano. E praticamente sento dove sono. Zitti, che li vado subito a prendere uno a uno. Vale, sono okay. Bloccato. Ma... zitti tutti, ragazzi, devo sentire. Ho già trovato Poa. Ho già trovato Poa. Fermi, ragazzi, me, prego. No, aiuto, devo trovarlo. Fermi tutti. Fermi tutti. Ragazzi, quando ho parlato. Allora, fermi, mi devo mutare del tutto. Mi stavo per smutare, ragazzi. Allora, devo stare molto molto attento per il fatto che non c'è un casino incredibile. Però piano piano li trovo, state tranquilli. Ok, fermi Poa, tutti, ragazzi. Mi sa che ci ha lasciato, fratello. Hai di ragione, hai esattamente ragione. Manchi solamente tu e io. Ok, sentiamo Refe. E ti dico che secondo me il modo migliore per sopravvivere è unirsi. Quindi dimmi dove ti trovi, ti prego. Ok, zitti, ragazzi. Oh, no. Oh, quell'altro. No, non te lo dico. Non te la dico. No, ragazzi, no, non ditemi che Jack lo sta capendo. Che ci sente quell'altro. Oh, no. Sgavan.
Mamma mia, sgamatissimo. Tutti. Si è buttato solo il microfono. Ferro, che mi combini, Ferro? Aspettate. Anche perché tanto non potrei arrivare da te, perché sono decisamente bloccato dentro un muro. Devo scrivergli qualcosa su WhatsApp per riuscire a far finta che almeno lui non ci veda. Ragazzi, fermi tutti. Ho scritto a Ref. Dobbiamo vedersi la claccia. Se no, questo scherzo è andato a quel tal paese, ragazzi. Deve provare a clacciarla dicendo tipo che in realtà mi ha mutato lui le cuffie. Quindi non ci può sentire. Si è buggata la mappa. Si è buggata totalmente la mappa. Io non posso uscire. Comunque, zio, aspetta, zio, che. Zitti tutti, ragazzi. Muta Ferro anche te, zio, che così non ci sente ed è a posto. Ok, fermi. Fermi tutti. In teoria no. Okay. Se tu lo silenzi, non ti sento. Ok, ragazzi, zitti tutti. A posto, posto. Ok, ragazzi, perfetto, io lo sento. Zitti tutti. Signore, tu dove diavolo ti trovi? Per favore, vieni a darmi una mano. Vieni qui a darmi una mano. Codice rosso. Codice arancione per me. No, come me, ragazzi, devo dire dove cavolo è quel tizio. Voglio sentire dove c'è. No, niente. Il problema, c'è un piccolo problema. Se esco, mi vede, mi ammazza. Okay, ma allora, il problema è che la mucca è intrappolata. La mucca deve essere salvata. Quanto Riff pare deve riuscire a farmi dire ho dove capito, cavolo è. Cioè, mica c'ho una gru per prenderti su adesso. La mucca è più importante di chiunque altro. Vieni qui, dove ti trovi? Dimmi dove sei. Dentro delle robe d'aria. Ok, ho capito, ma dai, ragazzi, che ce ne sono tante. L'ha io praticamente non sono detto, è in un devi condotto tu di cose d'aria. Se sono bloccato, riesco io sono uscire da qua. Raga, dai, ma mi sono bloccato in una zona. Non posso uscire da qua. Io so pure dov'è nei condotti d'aria, ma mi si è buggato tutto, ma porca di quella vacca. Non la ragazzi, mi devo smutare e dire che mi sono praticamente bloccato in una zona strana. Vabbè, sentite, mi muto, gli svelo la cosa, ma poi sicuramente Rep la clacerà e mi dirà dove sono più precisamente dopo. In questo turno dicevo che abbiamo un po' tolti i problemi di torno e ora il troll uscirà alla perfezione. Ragazzi, piccolo problema, mi sono incastrato in una casa, quindi dobbiamo terminare e riavviare. Primo round l'ho vinto tutti. Sono già 100 euro, ve lo dico, quindi già culo tutti a parte Poa, che è l'unico che morto. Quindi per Poa nulla soldi. Beh, regà, mi vendicherò. No, vabbè, zio, 100 euro li avete vinti tutti. Non vi lamentate. Prossimo round. Dov'è il fenicotter? Fenicotter. Dio, dov'è? Passo dietro di te. Vieni con me. Non tutti con me. Vieni Poa. Dio, ma che posto figo è questo? Zio, qua non ci trova neanche. Se ci paga, praticamente ci deve dare 200 euro per farci uscire da qua. Te lo dico io. Ragazzi, secondo round. Ora è tutto perfetto. Non può più andare nulla male. Quindi adesso mi smuto. Sento Rep che dirà praticamente: ditemi dove siete che vengo da voi. E li andrò a trovare uno a uno e trovare. E stavolta farò vincere la mucca. Io sono in un buco. Non è lo stesso di... Ragazzi, ci siamo tutti. Mi smuto e sento praticamente Jack che dice: io signori, sono in un buco. Signori, questo qui è il secondo round. E se riusciamo a scappare anche questa volta da Ferro, ci pigliamo altri 100 euro. 200 euro sono meglio di 100, vero Poa? Certo, fratello. Io ne vorrei ancora di più. Ma magari facciamo 300. Cosa c'è dopo il 200? Vabbè, loro adesso stanno dicendo cosa a caso. Io voglio sapere dove sono i tizi. Uno a uno li devo trovare. Devo farli sclerare di brutto. Ragazzi, io voglio trovarli e voglio che loro urlino di brutto. Signori, mi sa che Jack sta per morire. Jack, dove sei? Dove sei, Jack, che ti vengo a salvare? Dove è morto mi sa prima quell'altro. Ragazzi, dove è morto Poa? Tu dove eri prima, allora? Non lo so, ero nella... Tutti nel buco qua, prima. No, ragazzi, ha funzionato perfettamente. E ragazzi, prima persona uccisa. Sentilo sclerare. Non ci posso credere. Zio, vabbè, no, ragazzi, ha funzionato perfettamente. Loro la cosa bella non mi sentono. No, raga, fatemi notare un attimo che è un casino. Cioè, io non so se voi state capendo quello che sta succedendo. È una cosa fighissima. Rep praticamente li sta incitando a dirmi dove stanno. E loro rispondono pure. Fermi. Oh, ok, sì, ti faccio finta. Ok. Devo far finta che non ho killato una. Ma che cacchio ha fatto a trovarvi? Zitti, ragazzi, ok. Loro non ci credono ancora. Zio, sto lanciando altre cose da esplodere. Wow, wow, fermi tutti. Faccio ma finta me, è impossibile. Sei qua, fratello. Dove sta la mucca? No, non trovo la mucca, ragazzi. Vabbè, ha vinto, allora, ha ragazzi, vinto comunque la questo mucca. Questo potrebbe essere un problema. Ferro è abbastanza vicino a me. Ok. Ed è abbastanza sicuro, soprattutto che sei qua sotto. Quindi stai attento. Qua sotto no, dove? Ma non sono lì sotto io, vero? No, ragazzi. Ah, no, tu non potresti mai essere. Io no, sono da un'altra parte, Poa, vero? No, ragazzi, dimmi dov'è Rep. Cioè, non me lo dice, ragazzi. Fermi, faccio finta. Si è mai sceso? Non è che sta qua. Ma dov'è? No, 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 non ci sta. Ragazzi, ho trovato i nascondigli assurdi. Fermi, ma sta qua per forza. No, zio, tu non hai capito. Tu non hai capito. Ho guardato bene il suo culo. Dopo ho guardato bene. E com'era, sodo? Ma ragazzi, dov'è che sta? Non lo trovo. Ragazzi, ve lo giuro, più che sclerare loro, qua sclero io. Ma è qua. Ma eccolo. Beh, lo sentivo praticamente. Era anche normale lo trovassi. Fermi, fatemi fare un altro round e andargli a dire praticamente che li ho sgamati. Ragazzi, direi che questo round l'ha vinto il mitico Rep. Quindi i 100 euro questa volta vanno solamente a Rep. Fermi, go! Avete un ultimo round per far vedere chi è il più forte. E ovviamente
Posso dire una cosa però, Jack, quanto è stato facile trovarti in quel buco? Che era morto prima Powa, mi sembra. Lo so. Cioè, nascondino veramente orrendo, te lo dico così. Cioè, ma pure Powa, eri in quella vasca lì. Di non rompere, fratello, era, io non sono fortissimo nei nascondini, L'ho visto, posso essere sincero. Comunque, via al terzo round, ragazzi, nascondetevi. Ok, come sempre, ragazzi, loro adesso fanno, cioè, pensano di mutarmi realmente, ma non lo sanno. E io piano piano li trollo facendo appunto combin con Refe. Questa cosa, ragazzi, è veramente infame. Fatemi sapere intanto altri troll che potrei fare qua sotto nei commenti. Ma tralasciando questo, godiamoci un attimo prima i loro trameggi, prima del fight. Fratello, mi ringrazi dopo. Entra qua dentro, accovacciati. Ma che bella questa piscina. Fidati di me. Ma tu sei un grande fratello. Io sono ma un mostro. Mi sgama in qualche modo, no, Ferro, perché io non, paura, non ti può sgama. Zio, non ti si vede neanche se ti pagano praticamente. Fidati di me. Sì, ma stai attento, devo stare attento perché qua soffoco. Non c'è troppa aria. Zio, ti ricordo che sei su un gioco, non c'è bisogno di respirare effettivamente. Mi sa che abbiamo perso il primo compagno. Jack! No, Jack è morto. No, si è buggato, non mi fa più accucciare. Oddio, ma sei ancora vivo, zio? A posto allora. Ragazzi, direi che è arrivato l'ultimo momento per trovarli, sgamarli e soprattutto trollarli di brutto. Smutiamoci, ragazzi, che li sentiamo subito. Io penso di essere veramente il top player del nascondino. Ferro qua, Ferro qua, vai via. Fermi, sono qua vicino, li ho già beccati. È davanti a me. Stai ispezionando tutto come. È davanti a me. Ragazzi, sta qua dentro 100%. Perché non sei rimasto dentro quella piscina, Powa? No. Aiuto, è sopra di me. Sta nella piscina, Refe, però non posso. Ah no, non l'ho mai visto. È nella piscina, Powa, mi sa. Come ha fatto a non vederti? Fermi. Porca merda, ragazzi, ok. Primo demolito, ragazzi. Mamma mia. Ragazzi, sono infamissimo, ve lo giuro. Jack, tu dove sei? Ho trovato un nascondiglio che se mi trova mi posso andare. Ok, ma dove sei? Cioè, nel senso, sì, tutti. Va bene, bello il nascondiglio e tutto, ma dove sei? Sai quello di prima. Un pochino sopra quello di prima, ragazzi, vado là dritto. Io penso di aver trovato il nascondiglio. Sì, tutti, vado là dritto, ragazzi. Vado là dritto perché lo devo sgamare, perché so dov'è. Questa cosa è divertentissima. Magari ci passo un attimo dietro, faccio finta di nulla. Ragazzi, fermi, ovviamente io mi muto adesso. Fermi. Allora, prima stava qua, se non sbaglio, ok. Quindi, sopra di qua, come cavolo si arriva? Jack, come ci sei arrivato qua sopra? Fermi. Dobbiamo sentire se c'è qualcosa di strano, ok? Refe, mamma mia, sentire perché... La mia visuale non si vede niente. Fa finta di far scenette con... Ma Jack, commenta un po' dove sei tu, di qualcosa di dove sei. Sentiamo Jack, cosa dice? Io sono in un posto molto segreto, lontano dalle bande abitate dagli cittadini. Ah, sai dove ti trovi prima sopra, no? Ok, zitti. E dov'è che ti trovi prima? No, non lo trovo, ragazzi, non lo trovo, deve parlare Jack. Sono degli apparati molto 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 complicati che trasportano l'aria da una stanza all'altra circolandola in tutto. Sei ancora dentro i condotti d'aria? No. Okay, sì, ragazzi, è per forza. È nei condotti d'aria. Devo trovare i condotti d'aria. È sicuro di vincere. Allora, ragazzi, vi dico una cosa. Non mi sta dicendo più cose. Io ho bisogno di sapere più cose. Da questi occhiali bellissimi che ho. Poi, cioè. Ma non mi interessa dei tuoi occhiali. Dimmi dove sei. Senza farmelo dire. Cioè, nel senso, vabbè, ci siamo capiti, ragazzi. Devo sapere precisamente dove si trovi Jack. Signori, Ferro, scende le scale. Ci sono dei condotti d'aria. Devo trovare Jack qua, ragazzi. Ma è entrato nei condotti d'aria sotterranei, zio. No. Zitti tutti. Mi è passato sotto, no, ragazzi, ma dov'è? Ti è passato sotto. Ok, bravo Refe, ragazzi. No, Refe è comunque un grande in questo. Ve lo giuro che mi sta aiutando tantissimo. Però non riesco ancora a capire come riuscire ad andare. Io ci sto provando a capire di dove tu potresti trovare, ma non ho capito dove sei. Ragazzi, okay, zitti, è sotto. L'ho i treni, sentito. È sotto. C'è un buco. No, è vicino, non è sopra sotto. C'è un buco. No, non può, vicino, non sta. Non si può entrare. Se mette il ping, mi sa che lo vede. Ok, zitti tutti, dimmi che mette il ping. Dimmi che mette il ping. No, il tuo no, però lui forse vede il nostro. Ma come vedo il tuo? No, non lo vedo. Se dovesse. No, ma sono caduto nella mappa. Ok, ragazzi, forse è meglio. Faccio finta che questo round se ne sia andato quel tal paese. Lo vado subito a beccare. Mi sto muovendo, zio. Sto venendo a cercarti, favore. Ti sento. Dove sei? Prendi oddio. Il bunker, quello tarocco, sai? Come il bunker tarocco? Nelle stagioni. Va bene, aspetta. No, aspetta, ragazzi, ho praticamente adesso forse, capito dove stanno loro. Non ci credo, però, zio, ma non era dove l'ha detto? Allora, fermi, faccio finta. Allora, devo fare una cosa molto brutta. Voi passiamo subito al prossimo round. Guarda, dico tipo che di rinascondersi, si è bagata la mappa e di far finta che Powa sia morto. Fidatevi, uscirà una figata e lui ci cascherà. Regà, è uscito tutto alla perfezione. Ci siamo. Dobbiamo solamente ora seguirlo al massimo. Io più o meno ho capito dov'è perché si trova sopra l'acquario. Fidatevi, adesso lo troveremo. Allora, ragazzi, fermi tutti. È mio dovere, signori, salvare Refe. Aiuto! Io faccio finta di non sentirli, però devo per forza sono salvarlo qua, e sbloccarlo. No, silenzio, no. Refe. Deve stare zitto. Esci veloce, Refe, e stai zitto. Si apre.
è un pollo il signor Ref. Gli avevo praticamente... Beh, senti, che se ne stia lì sopra. Io devo andare a cercare Jack. Ragazzi, mi sbuto un attimo. Stavo iniziando il round e ho visto Ref bloccato in un coso. Zio, ma cos'è successo? Senti, allora, io ti uccido. Vieni vicino al coso. No, forse non ti posso uccidere. Sono senti, rigenerati se puoi e nulla. No, fermo. Forse posso... Ok, perfetto. Ti ho ucciso. Aspetta gli altri. Io mi muto. E voi, ragazzi, commentate che adesso devo trovarvi. No, devo trovare solo Jack, manca. Eh sì, zio, manca solo Jack. Ok, ragazzi, ho fatto di nuovo finta di mutarmi. Adesso però li sentirò. Voglio sapere che Refe mi dica dov'è precisamente Jack, perché devo trovare cavolo di condotti e trovarlo. Ok, allora, ha praticamente detto che è nello stesso posto, ma in un punto diverso. Come si fa a arrivare in quella zona, ragazzi? Sopra la... Ma dov'è che si sale? Cioè, com'è che... Ok, sentitelo, ragazzi. Gli ho appena scritto a Refe di dirmi praticamente come si sale in quel posto dove ci sta Jack, perché dobbiamo trovarlo. Deve zio, anche arrabbiarsi. Ti prego, fatti trovare da ferro, che almeno ce ne andiamo da qua. Ti prego. Okay. Com'è che si sale nel tuo posto? Esatto. Ti prego. Vi do ancora dai 5 minuti. Se non mi trova. No, sono troppi. Facciamo 20 secondi. Allora, tu non mi hai ancora neanche detto tu dove ti trovi. Quindi, esatto. Facciamo finta che non lo dica a me. Dai una mano almeno a qualcuno a trovarti. Dai una mano a Ferro. Digli. Non so se mi sente, però. Digli, Ferro, aiuto. Trovami che c'è Refiz fermo in una porta. Ragazzi, fermi. Non. Vabbè, non. Non so dove. Cioè, manca. Non so chi Jack. Però non ti troverò mai. Fai così, almeno, vabbè, almeno fate così, non so, avete già detto no dove si trova Jack, cioè nel senso hai commentato. No, ditelo almeno quello e dopo mi dico io dov'è che non vi trovo. Ma dalla nostra visuale non possiamo vederlo dov'è. Vabbè, dai, Jack vabbè, adesso mi muto, di bene dove stai e dopo, okay. Che almeno dopo chiudo, aspetto proprio, fate una scenetta di un minuto, spiega bene dove stai e okay. Nulla. Voi dite, ma zio è introvabile, basta, dopo... Mi muto e finisce il video. Che hai vinto. Ok, raga. Adesso praticamente ho fatto la giocata. Zitti tutti, che mi deve per forza dire dov'è. Se non lo trovo qua, sono un pollo. Inizio io, tu segui, ok? Aggio, direi che il vincitore in questo momento sei assolutamente te. Ma adesso svelami dove, mamma mia, ti sei nascosto. Perché allora, sei introvabile. Praticamente hai presente dove c'è l'acquario? Sì. Ok. Ecco, allora, in quell'acquario c'è un bunker, no? Te entri dentro quel bunker, scendi sotto. Ma che cavolo? C'è, diciamo, un hotel abusivo, super abusivo. Un hotel, cioè tu praticamente ti sei studiato la mappa. No. Sì, io sono sopra il tetto del motel, va che io imparo tutto in Ok, ragazzi, zitti, io praticamente so dov'è, ma questo acquario non è in questo acquario. Zitti tutti, devo per forza andare a trovarlo. Raga, prendetemi per infame, no, io mi sono fatto praticamente dire dove stava il mitico poverello Jack. Fermi tutti, adesso devo per forza trovare. Condotti, cioè lui ha spiegato cavolate in realtà, perché ha detto finto acquario, ha detto tante di quelle cavolate incredibili. Allora, qua ragazzi sta, guardalo qua, brutto pezzo di... Vieni qua! E a vincere sono io! Cioè, no, in raga, realtà mi ha sgamato. Ha vinto lui. Però adesso aspetta, gli svelo il trucco, ragazzi, un attimo. Allora, signor Jack, gli svelo il trucco. Io ero io ti sentivo, nonostante ti avessi detto tutte le volte che eri mutato e non ti potevo sentire tutto. Quindi no. In realtà era un troll che però non è uscito alla perfezione, perché zio, hai trovato un posto introvabile in quella mappa, ma poi hai tirato dentro acquario, condotti d'acqua, ma non era vera questa cosa, cioè eri impossibile da trovare. È stato tutto un trucco, lo sapevo. Sì, era tutto un trucco per trovarti e neanche ci siamo riusciti, ragazzi. Comunque, ragazzi, spero che questo troll vi sia piaciuto. Io vi ricordo di iscrivervi a tutti i canali, lasciare un bel like, cozzo, codice ferro nel negozio oggetti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao ciao. Bye.